CRE opera da oltre 30 anni nel settore ambientale. Nel 2015 abbiamo deciso di realizzare nel comune di Meleti, in provincia di Lodi, un nuovo impianto di trattamento fanghi biologici destinati all'agricoltura. Il progetto si basa su un'attività tecnicamente non complessa, con molti vincoli ingegneristico-architettonici, soprattutto di tipo ambientale. Ci si è concentrati su tutela di suolo e sottosuolo, studiando sistemi sicuri di separazione di fanghi e percolati, sulla riduzione dell'impatto olfattivo e sulla riduzione dei consumi idrici, come ad esempio per le operazioni di lavaggio dei camion. Ogni qualvolta GSE deve redigere e presentare un'offerta per la realizzazione di un immobile industriale, viene fatta un'analisi molto dettagliata del processo operativo e si vedono quelle che sono le ricadute sull'immobile, parte civile e parte impiantistica. Si considerano quindi i vincoli normativi, operativi e tecnici dell'immobile. Questo è il perimetro all'interno del quale GSE garantisce al 100% il commitment da general contractor. In una seconda fase si forniscono soluzioni progettuali esecutive che rispondano a questi vincoli. Eliminazione di pilastri e ostacoli perimetrali all'interno delle vasche per agevolare la movimentazione delle pale meccaniche. Una doppia barriera continua impermeabile verso il sottosuolo, pavimento industriale in doppia lastra senza aggiunti, manto bentonitico e trattamento ai silicati. Aumento delle campate da 25 a 48 metri con struttura che diventa ibrida, acciaio, calcestruzzo prefabbricato in funzione del grado di basicità degli ambienti. Un sistema combinato di purificazione dell'aria che viene prima lavata dall'acqua all'interno dello scrubber e poi deodorata da un biofiltro naturale di cippato legnoso. L'acqua impiegata per il lavaggio dei mezzi in uscita viene raccolta, filtrata e riutilizzata nel ciclo di trattamento del fango in ingresso. GSE ha firmato il progetto il 15 marzo 2015 e si è impegnata a consegnarlo entro il 30 agosto. A causa di difficoltà amministrative, i lavori sono iniziati solamente a metà giugno. Ciononostante, il cantiere è stato ultimato nei tempi ed il primo mezzo di CRE è entrato il 5 ottobre. Come direttore tecnico, la mia priorità era quella di avere un general contractor affidabile. GSE ha risolto egregiamente le criticità tra progetto e impianti di produzione, senza rallentare i lavori o perdere di vista il controllo dei costi. In GSE abbiamo trovato un team preparato e concreto, che ha preso in carico un progetto articolato e lo ha portato a termine in perfetta sinergia con il progettista. Thank you.